siamo pronti. Io vado là e mi presento, ok? Amici, ma per vedere il mio spettacolo ci sono due regole. Ditemi, la prima regola la conoscete? No. E la seconda? Vabbè, non conoscete niente, insomma. Ok, la prima regola ve la dico io. Dovete fare l'opposto di quello che fate a casa, cioè non dovete rompere le bolle, ok? La seconda vale per gli adulti, anche voi non rompete le bolle. Quindi, signori, io vado là e mi presento e dico... Signore e signori! Bambini e bambine! Giovani ed ex giovani, io mi presento. Sono il grande, il grandissimo mister... Ok, iniziamo bene qui, perfetto. Io sono il grande, grandissimo mister S. Dovete sapere che io ho una velina che introduce il mio spettacolo. E ditemi, la volete vedere la mia velina? Non c'è. La mia velina oggi è in ferie, quindi la mia velina la sceglierò tra il pubblico, perché ho bisogno di un aspirante velina, oppure di un aspirante velino. E quindi, signori e signori, un applauso al nostro aspirante velino, tu. Vieni qui e adesso è arrivato il momento di diventare un velino. Per diventare un velino servono due cose. La prima è la bellezza, fatti vedere, tu ne hai in abbondanza. La seconda è la postura, mi serve una postura da vero macio. No, non è questa, per avere una postura da vero macio devi fare in questo modo, ci sei, con la voce, devi fare forte. Forte! E quando spremi, ragazzi, fai sotto, sennò, ok, perfetto. Dicevamo, forte! E rimani, così. E adesso, alzando la testa, guardando sempre dritto in telecamera, e senza mai guardare, quella telecamera, quella. Guardando dritto in telecamera senza opporre... resistenza, quando ti giro la testa, perfetto, alzala, fai un sorriso. Io dico tutto quello che dovrai ripetere, ok? Ora devi guardare la telecamera lì e devi dire: signori e signori! Signori e signori! Bambini e bambine! Bambini e bambine! Giovani ed ex giovani! Giovani ed ex giovani! No, gli ex giovani li devi indicare, sono questi vecchietti all'impiedi dietro di noi. E col dito inquisitore li devi indicare tutti, dal primo che è nascosto lì all'ultima che è nascosta dietro al palo, vai. Quindi giovani ed ex, col dito, giovani ed ex giovani. Ecco a voi, ecco a voi il più grande artista, il più grande artista direttamente da Broadway, direttamente da Broadway. Oh, lo sai dire, è fortissimo. Dai più grandi teatri del Vomero, dai più grandi teatri del Vomero. Il grande, il grande, il grandissimo, il il bellissimo, il bellissimo, non si convince sta cosa, eh? Si vede il grande mister, mister, ma poi i vecchi detti non sbagliano mai. Chi fa da sé fa per tre, faccio tutto così, ok? Fai un inchino, fai un inchino, fai un inchino e va a posto, ah, ok. E allora, per iniziare lo spettacolo dobbiamo fare tutti quanti un conto alla rovescia che fa tutti quanti insieme. 10 9, non mi sento, 8, 6, 5, 4, 2, 1. Alzi la mano. Chi di voi almeno una volta nella vita ha sfidato il proprio amico o la propria amica a fare la bolla di sapone gigante? Ma un giorno stavo facendo una bolla così grande, ma così grande che... è arrivato quel rompibolle di Babbo Natale e me l'ha scoppiata. E fu proprio in quel momento che dissi: da oggi farò una bolla così grande, ma così grande, che ci metto un Babbo Natale dentro. Anzi, che dico, un Babbo Natale, due Babbo Natale e pure una gnoma. E vi faccio vedere come ho iniziato. Thank you.
amici, queste qua non sono ancora quelle bolle giganti delle quali vi parlavo io. Ma se adesso volete vedere quelle bolle, dobbiamo battere tutti quanti le mani a tempo di musica. Forte, le mani, tutti! Chi la conosce questa con la voce a tutti?